And Dr. Barsecchi is going to deliver a talk about analytical strategies in ICMS for the analysis of next generation PFAS. Tengo compagnia ai miei colleghi, sintesi, e parlo in italiano. Perché ho paura di sforare un po', di essere un po' troppo lunga. Allora, prima una piccola precisazione. Allora, sono Sara Valsecchi, lavoro all'Istituto sulle Acque e mi occupo dal 2008 di perfluorato. Quindi ho una certa esperienza e ho anche visto l'evoluzione normativa, il cambio di composti che si sono succeduti in tutti questi anni. Voglio precisare l'utilizzo del termine next generation, che dovrebbe essere ristretto solo a quei composti che le ditte, che i produttori hanno introdotto sul mercato per sostituire quelli che sono stati ristretti dalla normativa e che comunque sono stati considerati pericolosi per l'ambiente o per la salute umana. Io lo uso qua impropriamente, quindi me ne scuso, me l'hanno fatto notare. Qui io voglio comprendere tutti i perfluorati nuovi, cioè quelli che adesso stiamo rilevando nell'ambiente. Perché dico non sono solo i next generation? Perché ci sono anche quelli che magari se si usano da 50 anni poi anche non sapevamo che c'erano e non riuscivamo a misurare. L'errore è dovuto un po' anche al fatto che trovandoli nuovi pensiamo che siano dei sostituti, delle alternative ai vecchi regolati, che invece non è così. In più ho aggiunto anche, per esempio, i metaboliti, che si formano dalla degradazione dei precursori dei PFAS, e questi ovviamente non sono sicuramente di next generation. Quindi questo mi scuso. E poi parlo alla lontana anche qui di una definizione di cosa sono i PFAS. Sembra banale, ma c'è stata anche qui un'evoluzione di cosa possiamo considerare PFAS dal 2011, diciamo la prima formale classificazione, fino a questa qua, quella più recente del 2021. L'OECD è venuto a dirci che sono considerati PFAS tutte quelle sostanze che hanno praticamente un CF3 o un CF2. Vi lascio immaginare quante sostanze possono essere, con alcune eccezioni, ma poche. Solo in PubChem vediamo che rispondono a questa classificazione sono 6 milioni di sostanze, quindi non spaventiamoci quando diciamo che i PFAS sono tanti, però se restringiamo il campo solo a quelli che hanno due carboni consecutivi fluorurati, almeno CF2 e CF2, già il numero scende a 190.000, vuol dire che più di 5 milioni di composti hanno CF3 o CF2 singoli nella molecola, possono averne più di uno, ma sono isolati. Ok, e addirittura se scendiamo a delle liste, per esempio dell'EPA, EPA americana, oppure del Network Norman, che si occupano da tanto tempo di raccogliere le liste di PFAS, soprattutto rilevati in ambiente o nei prodotti anche di consumo, eccetera, vediamo che il numero scende a 10.000, quindi diciamo, però sono sempre tante sostanze, dobbiamo capire quali sono. Ok, quindi la scelta dell'OECD, io direi che è più una scelta politica, che è una scelta proprio, diciamo, chimica, cioè di seguire la per eliminare completamente dagli usi e dalle produzioni i composti fluorurati come classe, ok, in generale, e tenerne solo quelli per cui si riconoscono degli usi essenziali. Quindi in questo 6 milioni ricadono anche molti farmaci, soprattutto i più recenti hanno un CF3 per diminuire la loro degradazione all'interno dell'organismo e quindi persistere più a lungo e poter esplicare la loro azione, e anche dei pesticidi. Se ci limitiamo, diciamo, a quelli industriali, quelli più conosciuti, storicamente più conosciuti, vediamo che ci sono due grosse divisioni. Allora, sulla classificazione di questi non si sa ancora tutto, ma si sa molto di più. Allora, abbiamo quelli polimerici, fondamentalmente, PTFE, PPF, tutti quei polimeri composti
da carboni, catene di carboni fluorurati, omopolimeri, copopolimeri, e poi invece le sostanze non polimeriche, che sono quelle che interessano di più, perché sono quelle, è vero, il polimero alla lunga degrada, però queste qua non polimeriche sono quelle che entrano o nel cibo o nell'ambiente oppure evaporano in atmosfera più facilmente. E tra i non polimerici io farei una grossa distinzione fra gli acidi, quindi quelli che hanno una catena alchilica completamente fluorata, oppure possono avere anche un legameter all'interno della catena chimica, ma completamente fluorata, è un gruppo acido, quindi carbossilici, solfonici, fosfonici, fosfinici, solfinici, adesso ho visto anche recentemente. Perché? Perché questi sono i veri, quelli che chiamano i forever chemicals, questi sono quelli veramente che non degradano in ambiente. Gli altri, non polimerici, ok, sono praticamente composti da delle unità che poi degraderanno a formare gli acidi, e poi per esempio sono dei telomeri oppure dei composti a base di sulfonifluoruro, quindi delle sulfonammidi per esempio, che però più o meno velocemente possono degradare e quindi dare origine ai famosi. I primi a essere scoperti, il PFOS e il PFOA, appartengono a questa categoria. Allora, perché è importante saperlo? Ci serve anche per sapere che tecniche analitiche usare. In generale non è vero, cioè non sempre è vero, sto parlando di non polimerici, i precursori sono più neutri, molte sono state neutri, gli alcoli fluoroteromeri sono dei neutri e quindi vengono, sono più volatili, semivolatili, si fanno in gas cromatografia, mano a mano che degradano, ok, possono dare origine ai prodotti di degradazione intermedie, quindi anche questi vengono chiamati precursori, anche se magari sono già dei prodotti di degradazione, perché si, per esempio, accumulano nell'organismo il FOSA, questo qua, che è un prodotto di degradazione di questo diestere, ok, l'abbiamo trovato insieme a Michele nelle stenelle, ok, e quindi alla fine abbiamo... Questi qua degradano agli acidi e questi qua sono quelli solubili, quindi quelli che vanno in acqua. E quindi questi qua, diciamo, la tecnica migliore per misurare questi è l'LC, l'LCMS direi. Allora, un'altra caratteristica da tenere in considerazione proprio quando si fanno le analisi è che questi composti sono classi di catene di omologhi, sono dei gruppi di omologhi che ovviamente differiscono per il numero di atomi di carbonio nella catena alchilica. In passato si usavano soprattutto quelli con le catene più lunghe, dal FOA, quindi che ha 8 atomi di carbonio, 7 atomi di carbonio fluorurati, il 9, il 10, l'11, eccetera, e anche il FOS che ha 8 atomi di carbonio. Questi composti hanno una caratteristica di tensioattivi, sono dei tensioattivi, per quello che accumulano negli organismi, ma accumulano in una maniera diversa dai POPs tradizionali, che erano per esempio i PCB, okay? Quindi non vanno nei lipidi, ma si legano alle proteine del sangue, si legano a certe proteine del fegato, si legano ai fosfolipidi. Allora, a livello regolatorio si è detto questi qua, solo perché sono bioaccumulabili, sono pericolosi, ok? Si stanno ancora studiando quali sono i reali effetti tossici, però comunque sono pericolosi. Allora i produttori hanno pensato, vabbè, allora se io diminuisco, sostituisco con dei composti a catena più corta, ok, diminuisco le proprietà tensioattive, aumenta la proprietà acida e questi composti sono meno bioaccumulabili. È vero, i catena corta, come vengono chiamati, sono meno bioaccumulabili. E infine abbiamo i catena, quelli chiamati ultra corti, anche per esempio nel tetrafluoro polifonico non c'è neanche una catena, che è un unico carbonio, ok, questi ultra corti che sono a tutti gli effetti degli ioni. E quindi anche per determinarli, sì, la cromatografia, ma non sicuramente la radiofase, la cromatografia ionica, si possono fare anche in mixer mode, ma i picchi non sono poi tanto belli. Quindi ecco, il fatto che sono in genere si ritrovano più composti dello stesso serie omologa nei campioni ambientali, ci aiuta proprio per la loro analisi, vedremo dopo cosa. Ecco, questo sono, diciamo, gli escamotage che si sono
che hanno introdotto per sostituire catena lunga, quindi oltre proprio a sostituire i composti a catena lunga con uno a catena corta, per esempio il PFOSFO, il PFBS, un altro sistema è tenere la catena di atomi carbonio lo stesso numero, ma i carboni vicini al gruppo funzionale, idrogeno anziché il fluoro. Quindi per esempio l'S2FTSA, che ha due carboni con l'idrogeno vicino al gruppo solfonico, è un sostituto diretto del PFOS. Un altro modo, sempre ed è vero che sono meno durabili, lo confermo. Un altro modo, per esempio, è stato quello, questi sono i sostituti del PFOA, è stato di introdurre anziché un CF2 un ossigeno, e quindi sono gli eteri. Anche in questo caso il numero, perché il biaccumulo va proprio con il numero di carboni fluorurati, non con quanto è lunga la catena, anche in questo caso sono composti meno bioaccumulabili. Poi non è detto che non entrino nell'organismo, anche non è detto che non esplichino gli stessi effetti tossici, questo non è escluso, però non si fermano così a lungo. Allora, quali sono le strategie adesso, diciamo, in genere che si adottano per misurarli? Abbiamo una strategia one by one, cioè io vado a misurare il singolo composto, ovviamente sono limitata dalla disponibilità di standard o di conoscenze del singolo composto, oppure abbiamo visto qualcosa, visto che ha fatto vedere chi si occupa di rilascio dai materiali, food content material, anche cercare di misurarli tutti assieme, di misurare la loro caratteristica, che è quella di contenere il fluoro, proprio perché se vogliamo normare tutta la classe non c'è bisogno di andare a misurare uno a uno tutti i composti. I metodi che probabilmente verranno anche implementati, per esempio per la direttiva quadro per le acque, per la direttiva quadro e per la direttiva per le acque potabili, sono questi, il TOF o il TOPA 6, poi vabbè, c'è il PIGE, però è più su per le matrici solide. Allora, il TOF è Total Organofluorine, in realtà è un EOF, Extractable Organ Fluoride, si estrae il campione, dopodiché il campione per combustione viene bruciato, si forma acido fluoridrico e si misura in cromatografia ionica. Il sistema deve essere accoppiato, quindi ci vuole uno strumento dedicato. Qui misuro tutti i PFAS, quindi misuro i famosi 6 milioni, ok? Non distingo i farmaci, non distingo i prodotti industriali, non posso neanche risalire alle sorgenti, ecco, in questo senso. Poi c'è la TOPA 6, Total Oxidable Precursor A6, che invece è un'ossidazione chimica, usa radicali ossidrili generati dal persolfato a caldo, ma l'obiettivo è proprio un altro, perché in questo caso io ossido solo i precursori degli acidi carbossilici o precursori che sono in grado di dare acidi carbossilici, quindi io devo misurare nel mio campione gli acidi carbossilici prima e dopo l'ossidazione, e la differenza dei due mi dà un'idea di quanti composti organofluorati ci sono dentro che possono generare altri, cioè che possono generare i famosi persistenti, i famosi acidi. Anche qui non c'è una relazione diretta tra quello che si genera e quello che ossido, quindi non sono metodi assolutamente specifici. Poi un rapidissimo cenno anche sui metodi biologici, è stato scoperto che i PFAS regano il recettore della tiroide per la produzione dell'ormone T4, mi pare, e quindi vengono manipolate delle cellule apposta e sfruttano il legame con questo recettore per anche in questo caso dare una misura integrata di tutto quello che c'è dentro il campione. E poi vabbè, abbiamo invece l'approccio 1-1. È la spettrometria di massa, l'LC per i polari, ok? Anionici soprattutto, ma anche cationici, abbiamo alcuni precursori cationi o zwitterioni, quindi ho bisogno, di solito si vedono meglio in positivo, la GCMS per i neutri, volatili, semivolatili, e l'SFC che è la supercritica per gli ultracorti, cioè quella lì per ora è la tecnica che dà i risultati migliori. C'è da dire che gli ultracorti sono presenti nei campioni ambientali, per esempio nelle piogge, a un ordine di grandezza maggiore rispetto agli altri PFAS, mentre per gli altri PFAS io parlo di nanometro, in questo caso io parlo di microgrammi litro, quindi sono concentrazioni molto più elevate. Quindi se ho lo standard, analisi target, multiresistenza, in positivo e in negativo, l'abbiamo detto, oppure posso sfruttare anche questo discorso delle serie omologhe.
ovviamente è una stima di concentrazione, il problema appunto che se ne stanno scoprendo sempre di più e quindi non esistono gli standard commerciali, molti di questi composti sono coperti da brevetto, quindi non possono neanche essere prodotti. Il C6O4 che ho sentito nominare era in vendita, la Wellington la vendeva, adesso non lo vende più perché è stata la Solvay ha bloccato le vendite. Col Y-Scope io posso standardizzare un unico o uno più omologhi della serie e poi per semiquantitativa anche riuscire a misurare gli altri componenti della serie omologa e quindi riesco un po' a estendere. Non sono pochi gli standard in commercio, sono almeno tra 80 e 100, non sono pochi, però rispetto al famoso milione ovviamente siamo molto più distanti. E poi vabbè, si sta molto diffondendo e si stanno anche diffondendo linee guida per la misura della non target, l'analisi non target in alta risoluzione, in GC o in LC, proprio per questi tipi di composto, e poi volevo parlarvene. Io adesso qua andrò veloce, vi rimangono le slide perché so che non ho tempo sui metodi specifici, solo vi faccio vedere solo questo grafico. Questo sono percolati di discarica, in rosa c'è la parte determinata col top assay, quindi la quantità di carbossilati che si sono generati durante l'ossidazione, mentre negli altri colori sono la target analysis. Quindi vediamo che per esempio alcuni percolati, questo è il contributo, è calcolato in percentuale ovviamente sulle mole di fluoro, vediamo che si può arrivare anche al 90, 95, 99% di quello che io, del fluoro organico contenuto nel campione, non è giustificato dalla mia analisi target. Quindi siamo molto lontani da riuscire a fare l'analisi di tutti i composti. Vabbè, questa è la GCMS, solo l'elenco dei composti metacrilati, per esempio acrilati, sono composti che si devono fare assolutamente in GC. Questa è la target LC, avete visto tantissimi metodi. Mi soffermo solo sugli eteri. Mi soffermo sugli eteri perché sono, diciamo, un next generation, appunto abbiamo visto la Dona, il Genex, ok? Che particolare attenzione bisogna avere gli eteri rispetto agli altri, magari molti di voi hanno più esperienza. Sono, vabbè, come anche gli altri frammentano in sorgente e questi frammentano molto di più in sorgente, quindi bisogna tunare bene le condizioni della sorgente. E poi, quindi, decarbossilano, come gli acidi carbossilici, perché sono eteri carbossilici, e poi formano i dimeri trimeri. Vi faccio vedere, per esempio, questo è lo spettro di massa del Genex, ok, questa è la formula, è un etere. Vediamo subito che, per esempio, in queste condizioni isolamente, questo è un full scan, lo ione molecolare ha un'intensità decisamente minore del decarbossilato. Quindi molti metodi partono dal decarbossilato per la fermentazione, proprio il metodo in triplo quad polo, ma addirittura qui vediamo che il dimero con l'idrogeno, okay, ha un'intensità ancora maggiore, per cui anche considerare i dimeri ovviamente dipende dalle condizioni sorgenti. Nel mio caso, per esempio, io non ho questo effetto. Il mio ione molecolare, ovviamente ho un'ionizzazione blanda, il mio ione molecolare è più alto di quello carbossilato. Però adesso per questi composti va un po' curata. Questi sono i positivi, questo è un grafico, sono i compost, dal 76 in Francia, li tengono via, non so come, hanno una banca dati di compost dal 76 fino al 2018, mi pare, che usano in agricoltura, e si vede proprio che nel tempo, sono dati diversi, nel tempo c'è un aumento di questi composti che sono zitterioni o cationi dei PFAS, che poi degradano, lo vediamo qua, questa è una catena alchilica, tutta questa parte degrada e rimane l'acido carbossilico. E quindi cioè, si stanno diffondendo tutto questo contaminati, ecco perché c'è molta anche volontà di andare a vedere sul fronte contaminati. Questo, per esempio, così alto è uno sledge di un decoratore urbano, non sono neanche industriali, quelli industriali sono questi qua azzurri che ne hanno di meno di tutti. Questi sono gli ultra short, abbiamo già parlato. Come fare l'analisi, esatto, e poi ecco, finisco con la non target in cui mi spendo un po', proprio perché vedo che si stanno standardizzando proprio gli approcci, quindi è molto importante. Poi vedo anche che gli strumenti ad alta risoluzione si stanno diffondendo anche in qualsiasi laboratorio. Allora, adesso io vi faccio vedere, do un po' per scontato che sappiate già che cos'è un workflow di un non-target, cerco di entrare in particolare, quindi io vi voglio far vedere solo quali sono le strategie per fare i perfluorurati
in un classico workflow per Untarget, ok? Però vabbè, parto dall'inizio, quindi poi se volete dei chiarimenti potete pure farmelo sapere. Allora, cos'è che si fa? Si prende il campione, la prima cosa che si fa è un full scan, ok? Sì, ovviamente si taglierà la massa, eccetera, eccetera. Ci vuole una buona resolving power, almeno meglio sopra i 100.000, quello come sempre, quindi ben calibrato lo strumento. Dopodiché si deve lavorare con questi giga di dati. Allora, la prima cosa da fare è ridurre il numero di dati, ridurre, cercare di compattarli il più possibile, di averne il meno possibile. Ok, quindi abbiamo migliaia di numeri che corrispondono a massa su carica. Ok, quindi la prima cosa da fare è, vabbè, rimuovere il gram di fondo, è banale, avere magari un cut-off dell'intensità, ma l'importante è fare un grouping, cioè assegnare allo stesso composto, lo fanno i software, ecco questo mi sono dimenticata di dire, io uso il Compound Discover, lo fanno tutti i software, non fa solo Compound Discover, non conosco gli altri software, quindi non so cosa facciano diverso al Compound Discover, ci sono anche dei software gratuiti, per esempio Floromatch è un software gratuito disponibile che apposta modellato per i perfluorati e che io ho letto, non l'ho mai usato, digerisce qualsiasi tipo di raw file di qualsiasi venditore. Quindi ecco, diciamo, si sta muovendo molto la ricerca in questo campo. Quindi dobbiamo fare un grouping, quindi il grouping cosa vuol dire? Devo unire tutti gli isotopi, devo assegnare allo stesso composto tutti gli isotopi, ok, stabili di quel composto, e ma anche i suoi eventuali addotti. Per esempio sappiamo che questi composti decarbossilano, quindi il software va istruito. Ecco perché il settaggio del software è molto importante, non fa tutto da solo. Il software va istruito perché deve prendere anche il decarbossilato, altrimenti io mi trovo due composti, magari poi anche sparsi in liste di questi 10.000, che in realtà sono lo stesso composto, ma mi sembra di averne due diversi. Invece, e quindi poi anche devo istruire il software e dire che questi facilmente formano dimeri e trimeri. Dopodiché, quindi ho fatto una riduzione dei dati, dopodiché io devo filtrare i dati, cioè ho dei composti veri, dei picchi con dei composti veri, però devo togliere quello che non è perfluorurato. E quindi devo solo selezionare e filtrare le mie masse in modo che siano legati solo ai perfluorati. Allora, quello che si fa con tutti i workflow è quello che si chiama lo study design. Di solito, vabbè, bianchi li abbiamo già sottratti, magari bianchi di processo, io lavoro in campo ambientale, un prima e dopo un depuratore, se io tolgo tutto quello che arriva prima, qualsiasi composto sia, ok, riduco i miei dati, no? Quindi se si può lavorare con uno studio design piuttosto che un singolo campione, funziona molto meglio. Poi vabbè, sappiamo che il fluoro pesa 18, l'atomo di fluoro pesa 18,99, ok? Sono catene alchiliche, la presenza di molti fluori in genere mi porta ad avere una massa molecolare, ok, sotto, leggermente sotto l'unità, si chiama mass defect. Okay, quindi questi sono degli esempi di composti veri, 460,92, 696,9. Quindi se io taglio tutte le mie masse, ok, che sono leggermente, cioè seleziono solo le masse che sono leggermente sotto l'unità, in realtà si fa leggermente sotto 0,1, poi dipende come fa. Se è un arrotondamento generico come lo facciamo noi piuttosto che down o ceiling, quindi tutte le masse che sono tra meno 0,9 e più 0,15, quindi cioè qua c'ho già una certa riduzione. A volte però questo magari ci taglia troppo, non vogliamo, quindi un'altra strategia è tenere solo quelle masse che matchano con delle liste di perfluorati. Abbiamo visto ci sono delle liste anche di 10.000 composti, l'EPA, a disposizione 10.000 composti sono quelli prodotti, sono censimenti di produzione, la probabilità, se io non sto cercando metaboliti, in questo caso no, se non sto cercando metaboliti, anche solo selezionare solo quelli di queste liste, ok, mi aiuta a ridurre i dati. E poi un'altra potente che vi sono fatto è il searching della serie omologa, ok? Che ovviamente deve, adesso c'è una slide, adesso deve essere coerente con il tempo di ritenzione. Allora, abbiamo visto che questi composti sono serie omologhe di ripetitore di CF2 oppure CF2O nel caso degli eteri. Allora, il calcolo della mass defect secondo Kendrick mi permette, senza entrare nel calcolo stesso, di annullare
ok? La mass defect dovuta ai gruppi CF2, per esempio se io sto calcolandola per il CF2, tenere solo dovuti a queste parti in verdi, che sono quelle fisse uguali in tutte le molecole della serie dei morbi. Quindi io mi calcolo il mass defect solo dovuto a questa parte verde, che è appunto il Kendrick mass defect. Le molecole con numeri di CF2 diverse avranno lo stesso Kendrick mass defect. Se io metto in un plot, oppure anche guardando solo i numeri, il peso molecolare, e questo è un plot vero, questo è un plot sui liver di Stenelle, il peso molecolare e il Kendrick mass effect, vediamo che i composti appartenenti alla stessa serie omologa si dispongono lungo una linea orizzontale. Perfetto, sì. Si dispongono lungo una linea orizzontale, quindi io riesco a identificare quali sono i composti. Quindi queste sono le sulfonammidi, che vi ho fatto vedere la 4, la 6, la 8, ma abbiamo trovato anche la 5, e questi sono questi composti che sono dei telomeri, sono dei metaboliti, in questo caso non sono dei composti, dei prodotti, metaboliti probabilmente della reazione di fluorotelomeri alcol, che non misuriamo con l'LC, e quindi le vediamo dal 5 al 3. Ovviamente il tempo di ritenzione deve essere coerente, quindi dal 5 all'11, 5, 3, 6, 3, eccetera, eccetera, vedo che il tempo di ritenzione aumenta. Un minuto. Allora, dopodiché, ecco, io ho selezionato qual è la mia lista di masse del mio campione che voglio, che penso siano... Un altro sistema ancora molto importante che ho visto anche qua... nelle presentazioni è il diagnostic fragment o il neutral lossis. Allora, questi composti frammentano molto facilmente, frammentano già in sorgente, quindi se io vado molto velocemente a cercare quali sono i frammenti tipici, che sono CF2, CF5, che sono la perdita CF2, che sono la perdita di HF, ok, posso matchare il picco del mio frammento con il picco dell'incognito e quindi selezionare quali sono i composti. Quindi qui ho tutti gli esperimenti di massa che posso utilizzare, vantaggi e svantaggi, se volete vi dico a parte, per proprio selezionare. Quindi poi una volta che io ho deciso quali sono i miei composti fluorati, devo lavorare ovviamente sullo spettro di massa, quindi acquisire lo spettro di massa e matcharlo con banche dati di spettri di massa. Le banche dati si stanno arricchendo di composti fluorati, sia MZ Cloud ma anche Mass Bank, che è un open access. E, oppure, se io ho una lista di sospetti con le strutture, posso anche lavorare con la frammentazione in silico e fare un match di questo mio. Ovviamente il livello di confidenza con cui io posso assegnare una struttura ad un picco dipende da quanti più prove evidenti concordano con la mia identificazione. Prima si usava una scala di confidenza del 2014, adesso è stata recentemente pubblicata una apposta per i PFAS, in cui ci sono molte, diciamo, il livello di confidenza va sempre da 1 a 5, ma ci sono delle sottosenzioni, per esempio il fatto di appartenere a una serie omologa incrementa ovviamente il livello di confidenza. Questi sono i cose a disposizione free per poter scaricare, per poter fare questi esperimenti, e questo è il poster che abbiamo presentato proprio sulle Stenelle in questi giorni. Thank you very much for this nice talk. I know that there's a question from the chat, from the Teams room. C'è Claudia online che ci chiede: il metodo TOF misura soltanto il fluoruro organico? Nel metodo TOF non si ha interferenza dovuta al fluoruro inorganico? Allora, il fluoruro inorganico il campione viene estratto solo per i composti organici, quindi si elimina quello inorganico. Il problema è che magari l'estrazione non è al 100%, quindi si può sottostimare, ma non sovrastimare per interferenza del fluoruro. Grazie. Okay, let's thank the speaker again.